Ogni vocazione cristiana è un atto divino nel tempo, perché è Dio che chiama, è Dio che la rivela. E in questo senso Gesù Cristo è il contemporaneo di ogni uomo, perché è all'azione per risvegliare ogni uomo. E questa vocazione divina che viene da Gesù Cristo deve essere da noi compresa, interpretata e anche descritta. Cominciamo subito col dire che la causa efficiente di ogni vocazione è Gesù Cristo. Gesù Cristo è all'opera in ogni vocazione cristiana. Ed è Gesù Cristo che chiama. Da questo consegue che ogni vocazione cristiana è un fatto spirituale. Un fatto spirituale. E che cosa vuol dire spirituale? Attenzione, il concetto spirituale è molto chiaro, molto preciso. Ce lo dice la Sacra Scrittura. Vuol dire pneumatica. Cioè a dire è azione dello Spirito Santo. Per cui per poter discernere una vocazione cristiana e rendersi conto se è Gesù Cristo che chiama o seppure sono altri interessi che portano, trattandosi di un fatto pneumatico, ci vuole una persona spirituale, una persona pneumatica, cioè a dire una persona piena di Spirito Santo. È così che si scopre che Gesù Cristo è il vivente in azione continua per poter risvegliare. Infatti, la vocazione come si presenta materialmente? Si presenta come illuminazione. A un certo punto una persona che non ci aveva mai pensato si trova nella luce. A un certo punto una persona che non era convinta di una cosa si trova convinta. La persona si trova trasformata, però questa illuminazione, se è qualcosa che viene dal di fuori, corrisponde anche a qualcosa che viene da di dentro, per cui il termine migliore per esprimere la vocazione, oltre che una illuminazione, la vocazione è un risveglio di tutta la persona che si sente portata a seguire Cristo, che si sente portata ad essere cristiana. E non è soltanto un fatto noetico, non è soltanto un fatto intellettuale, non è soltanto un fatto che deriva da una convinzione. È un'assunzione totale di tutta la persona che non può essere che così. Oh, quante persone ho conosciuto che sono state trasformate nel momento in cui hanno preso coscienza della loro vocazione. E questo fatto credo che ha soltanto un'immagine, sapete? Immagine l'innamoramento. L'innamoramento non è un fatto intellettuale, l'innamoramento non è soltanto un fatto emotivo, è un fatto emotivo, sentimentale, intellettuale, un fatto personale. La vocazione è un fatto strettamente personale e prendere contatto con la vocazione significa prendere contatto con il Dio che contatta direttamente una persona, la illumina e la risveglia. Ecco il significato della vocazione cristiana.